Buonasera e bentrovati cari amici radioascoltatori a questo appuntamento con Punto 24. In nostra compagnia c'è Pietro Cusatti, giornalista di Sassano. Pietro, buonasera. Buonasera Francesco, un cordiale saluto ai nostri ascoltatori e soprattutto al nostro ospite che è Giovanni De Lauso. Perfetto. Buonasera. Perfetto, buonasera Giovanni. Allora, come anticipato Pietro, il nostro ospite di questa serata è Giovanni De Lauso, portavoce dell'associazione Schierarsi Cilento Lodidiano. Questa nostra intervista verte sempre sul problema sicurezza, quindi sul problema commissariato Vallo di Diano, in seguito anche alle ultime vicende di cronaca delle ultime ore, quindi quando c'è stata questa maxi operazione da parte di Diano, quindi dell'antimafia, con i carabinieri del nucleo di Sala Consilina, dove sono stati portati avanti un'indagine in corso ancora per droga e corruzione, con 23 arresti e sequestri per oltre 100.000 euro. Allora Pietro, a te la continuazione di questa chiacchierata con l'amico Giovanni. Sì, grazie Francesco. Giovanni, come è noto, aumentano sempre la microcriminalità e non solo nel Vallo di Diano, come giustamente ha sempre sostenuto nei rapporti semestrali la DDA di Potenza, e che tra l'altro questa è stata, che si riferiva a Francesco, una brillante operazione condotta dal procuratore originario appunto di Polla. Volevo dire, quali sono i comuni che non hanno ancora, o meglio quelli che hanno fatto la delibera per l'istituzione del commissariato della Polizia di Stato nel Vallo di Diano, in particolarmente a Sala Consilina, che non è, lo ricordiamo, non è un territorio tranquillo, sano e genuino come qualche volta qualcuno dell'istituzione tra virgolette ha sostenuto. È così, Giovanni? Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Sì, ovviamente noi ogni tanto facciamo questi bei confronti sempre su questa tematica, che è sempre molto sentita nel territorio, che è la sicurezza appunto di questo territorio. Noi un giorno sì, un giorno no, sentiamo che la cronaca riporta appunto episodi di microcriminalità, macrocriminalità, e purtroppo non possiamo farci niente. Se non potenziamo i servizi finalizzati alla sicurezza del cittadino sul territorio, io credo che sia, l'abbiamo detto già in altre occasioni, queste cose siano all'ordine del giorno. Noi, come hai anticipato tu, stiamo da circa più di un anno portando avanti questa battaglia sul commissariato di polizia nel Vallo di Diano. Abbiamo prodotto, per farla in breve, per far sì che i radioascoltatori capiscono dove ci troviamo e cosa stiamo dicendo, noi abbiamo in questo anno e mezzo abbiamo fornito tutte le municipalità del Vallo di Diano di un modello di delibera che doveva sostenere appunto poi la richiesta complessivamente come territorio, quindi dare forza e credibilità a questa istanza del territorio presso poi gli organi deputati, a far sì che questo commissariato venisse istituito. Bene, al momento hanno deliberato i comuni di Polla, Sant'Arsenio, Pertusa, Auletta, Sala Consilina, Montesano sulla Marcellaca, Padula, Sassano e Monte San Giacomo. Quindi tenete presente che sono 9 comuni. Le municipalità nel Vallo di Diano sono 15, è facile, è un fatto matematico, sono poco più, appena poco più del 50% che hanno deliberato, quindi poco del 50% non hanno deliberato, sono i comuni di Teggiano, Buonabitacolo, Sanza, San Pietro Altanaco, San Lupo, Atena Lucana e Casalbuono. La situazione al momento è questa. Noi il 28 ottobre scorso abbiamo fatto questi comuni che non hanno deliberato, non avete fatto alcun sollecito? No, abbiamo fatto il sollecito tramite PEC, noi teniamo i documenti. Sì, vabbè, la PEC è ufficiale oramai. Esatto. Quindi, no, la facciamo anche perché la PEC garantisce poi che il documento sia stato realmente consegnato. Quindi è una notifica valida.
Abbiamo invitato tutte le amministrazioni a fare queste delibere. Ad oggi non ci risulta che queste amministrazioni abbiano posto l'attenzione su questa nostra richiesta. Più che altro vorremmo capire perché, non tanto noi, ma per far capire ai cittadini del Vallo di Dià, perché non hanno ancora deliberato. Ecco, se loro ci spiegano perché non hanno ancora deliberato, può darsi che ci rendiamo conto, può darsi che stiamo sbagliando noi, il confronto è bello per questo, ma a noi sembra molto strano che non sia stata fatta una delibera per sostenere una richiesta urgente del territorio, perché noi riteniamo che un commissariato di polizia nel Vallo di Diano sia un'esigenza non solo necessaria ma anche urgente, così come tenne a sostenere il procuratore Francesco Cuccio non più di un anno fa di un convegno che abbiamo organizzato sempre noi a Pola sul problema, e lo disse chiaramente: l'istituzione di un commissariato di polizia nel Vallo di Diano non è solo urgente ma anche necessaria. Ora, se questi sindaci si rendono più credibili del procuratore di Potenza, allora magari ci inchiniamo a questi signori, ma noi aspettiamo ancora che questi signori facciano questa delibera. Giovanni, ma l'associazione Schierarsi non può rivolgersi anche alla comunità montana valesiana che raggruppa tutti e 15 sì, i comuni? Sì, adesso noi stiamo proprio valutando questo, perché c'è stato, come tu sai, c'è stato anche il cambio di presidente, è stato tutto una cercata lottata, insomma. Infatti proprio oggi sono stato qualche giorno fa sono state distribuite le deleghe ai 4 assessori. Loro, questi enti sovracomunali, noi nel Vallo di Diano sono molto puntuali nel distribuire deleghe, quindi poltrone, sono forse molto meno puntuali quando devono fare un documento del genere. Comunque ci rivolgeremo anche al mio presidente della comunità montana, cerchiamo di coinvolgere, di riallacciare, di riavviare un po' tutto l'inter. Chiedo scusa, ma il neo presidente è anche sindaco di uno dei comuni che fanno parte del comprensorio, Comune di Sanza, che non ha deliberato, se dall'elenco che tu hai detto, sbaglio? Che ci risulta al momento Sanza ancora non ha deliberato sulla nostra istanza. Perfetto, poi, grazie. Vedremo. Ovviamente, qual è l'iter successivamente? Voi vi rivolgete al signor prefetto o al signor ministro dell'interno? Noi prima adesso stiamo organizzando, ecco, con l'occasione, anche tramite la possibilità che ci date, stiamo organizzando un convegno, un incontro da taglio diverso, probabilmente a Sala Consilina, vediamo. Ancora è tutto in itinere, però alcune informazioni siamo già in grado di fornirle. Praticamente, mentre quello che è stato fatto a Pola è stato più un incontro su un piano tecnico, c'è stato il prefetto, ora sarà un incontro molto più politico, perché vogliamo capire un poco da parte anche dei parlamentari eletti sul territorio con i voti del Vallo di Diano cosa pensano di questa proposta e se c'è nel loro animo, nella loro volontà, la possibilità di attivare qualcosa anche verso gli organi tipo ministeri e altre cose per vedere se è possibile. Comunque il comune di Sala Consilina ha deliberato, anche la nuova amministrazione Cartolano ha fatto in consiglio una delibera in tal senso. Sì, è stata l'ultima, la più recente, diciamo, un paio di mesi fa mi sembra che abbiano deliberato, ma Sala Consilina aveva già deliberato prima, voglio dire, ha rinnovato, ha reiterato la delibera. Sì, bene. Giovanni, io vorrei cogliere con te l'occasione anche per il noto ponte di Caiazzano a Padura, che Schierarsi, che notizie ultime, quali sono le novità? Le novità sono che adesso ci sta lavorando la SNAM, ma la SNAM dovrebbe finire in questi giorni, a quanto ci risulta il loro... Ma non sono 4 mesi o più di 4 mesi? Ma non è questo il problema. Il problema è che i lavori non sono competenti, non è che la SNAP quindi si possono fare in contemporanea sia i lavori del ponte sia i lavori
non esplodevano i lavori sul ponte, purtroppo allora il ponte è fermo lì. Vediamo in questa, la prossima settimana, verifichiamo un po' se i lavori della SNAM sono finiti, poi vediamo. Io l'ho detto anche in una trasmissione televisiva, 15 giorni fa è andata in onda su una nota rete del Vallo di Diano, e siamo stati convocati per questo confronto sul ponte di Caiazzano, io come rappresentante dell'associazione Sgraffi, come portavoce, noi lo diciamo chiaramente anche a voi qua in questa sede, cioè praticamente se non si fa chiarezza in tempo medio, noi siamo anche disposti ad andare alla Procura della Repubblica, perché ripeto, questo dopo più di tre anni non è possibile. Io credo che si era fatto il ponte di Brooklyn in questo periodo, in tre anni. Qua siamo ancora... un tuo intervento. Beh, non ho capito. Mi chiamava in causa a me Pierino. Allora, ormai è risaputa la mia posizione su questa vicenda, che la vedo quanto, oltre che ponte di Brooklyn, io lo chiamo la contea di Collodi ormai, l'area di Caiazzano, perché si sono susseguite una serie di, diciamo, bugie ripetute, forse contraddizioni che sono indicibili. Infatti è insostenibile. L'unica cosa che adesso, le ultime vicende, un po' quelle che hanno visto purtroppo, fin quando la legge, non la giustizia, non provi il contrario, la vicenda del presidente Alfieri, e quindi un po' questo fermo che si potrebbe creare all'interno dell'amministrazione, anche perché da notizie viste su internet sembrerebbe che anche l'ingegnere, il capo struttura dell'ufficio della provincia, si sia dimesso dal suo incarico. Quindi non vorrei che queste situazioni vadano a peggiorare ancora di più questa attesa, che ormai è diventata insostenibile. Francesco, perdona, ma loro hanno detto che ormai è tutto l'iter burocratico a questo punto, tutte le altre cose, è stato firmato anche un nuovo contratto, correggimi se sbaglio, no? Sì, almeno il vicepresidente aveva detto questo, il vicepresidente sono Buzzo, cose che sono uscite dalla provincia, no? Sì, e anche sembra il consigliere delegato della provincia, in una intervista fatta sul posto, aveva parlato di questo, anche se aveva accennato che c'era bisogno di un ulteriore aggravio di spesa. Perfetto, è normale quello. Se tu un contratto firmi tre anni prima, tre anni dopo la materia prima è cambiato, cioè, il prezzo, però, è chiaro che passa sempre pantaloni. La cosa strana, un'altra contraddizione l'hai detta poco fa tu, cioè la SNAM sta facendo il lavoro, ma in contemporanea potevano fare anche gli altri lavori. Perché gli altri lavori non sono fatti? Proprio deutici, sì, è vero. Quindi c'è un'ulteriore contraddizione in tutte quelle che fino ad oggi abbiamo. O sbaglio, Giovanni, come dici tu? Ecco perché io ho detto, vi ho anticipato, basta con le contraddizioni e si va alla Procura della Repubblica, e poi sarà il procuratore a stabilire che cosa sta succedendo effettivamente. Ma non è una minaccia, Francesco, perché la politica non si fa con le minacce. No, assolutamente. È tutelare però gli interessi di un territorio, Giovanni. Come proposta, come cosa per risolvere il problema, ma qua veramente la pazienza. Giovanni, penso che quella battaglia che Pierino sta portando dal due mesi dopo, immediatamente dopo la chiusura del ponte, io ho cominciato con lui a seguirlo e a dargli la forte. Voi siete entrati in merito un annetto e mezzo fa, ed è la tutela di un territorio, è una nella tutela del territorio e dei cittadini, non sicuramente tutela personale di qualcuno, penso, no? Stiamo facendo qualcosa in senso. Io dico una cosa, i cittadini del Vallo di Diano hanno una pazienza immensa, vanno ammirati e rispettati per questo, perché se pensate minimamente quello che hanno subito negli ultimi vent'anni, qua doveva già succedere la rivoluzione. Allora Giovanni, proprio a proposito di questo, perché lo commentavo pure con l'avvocato Carazzo, se non sbaglio, Carazza, non mi ricordo lo che adesso. Alessandro Carazzo. Con Pierino. Ma sì, anche lui si era occupato di questo problema del commissariato, testimonianza che è un problema che viene da lontano. I cittadini del Vallo di Diano, che hanno tutta questa pazienza, ci sono state varie occasioni, no? La visita del il sottosegretario Ferrante, la visita del presidente della regione, ma non c'è stato nessuno che ha avuto modo di portare a loro
questa vicenda. Questa è la cosa che io, e ne ho commentata con Pierino che è qui con noi, nessuno ha avuto modo di dirlo a loro queste vicende che ci sono. Hanno parlato di tutto, hanno parlato di autonomia differenziata, di altre, ma non di questa necessità che è una necessità impellente. Tu come la vedi? Ma io la vedo che è chiaro, è come dici tu, è una contraddizione. Cioè, vuol dire che c'è poco interesse da parte di molti rappresentanti politici del territorio verso Comunque i danni queste sono persone. gravi, sono enormi per la popolazione, per le industrie, per tutti. Per tutti, Questa è la manca verità. delle attività commerciali che qualcuno ha chiuso già, qualcuno si appresta a fare. Ricordo che il E percorso alternativo non è idoneo. ma non è idoneo per molti motivi, perché va a impostare poi il traffico, cioè non è idoneo, è chiaro che non è idoneo, ma per 40 metri, signori miei, quelli sono 40 metri E di siamo a ponte. circa 400 giorni di 56, chiusura. Siamo a 56 per l'esattezza. 56, E siamo a cambia ponte. circa 400 giorni di chiusura, ricordiamo, 400 giorni di chiusura. Di che? Dal 29 ottobre 2021. Questo dimostra e testimonia drammaticamente la marginalità che questo territorio vive e la poca forza di rappresentanza politica che abbiamo, perché io credo che un politico a tutti i livelli doveva far sì che questa vicenda si chiudesse molto prima. Evidentemente sono distratti da cose che ritengono più importanti, certamente non le esigenze del territorio. Anche questo è importante, Quindi comunque. No, ritorniamo Allora ho capito, è chiaro il concetto, Giovanni, è chiaro. torniamo sempre sullo stesso, Dobbiamo il cane che se ne rincorre la coda alla fine, come abbiamo sempre Francesco, il detto io. problema è questo. Questo territorio ha poca rappresentanza politica, non come numero, perché oggi ci sono, ma come interesse di questa rappresentanza politica. Noi la ricaduta sul territorio è ancora molto debole, quasi invisibile. Ecco, io la vedo così, poi ognuno la può valutare come vuole. Noi dell'associazione Schierarsi la vediamo così. I partiti e la partitocrazia sono responsabili dell'eutanasia di questo territorio. Va Va bene, bene, vuoi Pino. aggiungere altro, Giovanni? No, e io vi ringrazio che ogni tanto avete questa sensibilità, perché no, ed è importante parlarne. Vi ho anticipato solo che stiamo preparando questo incontro, e Sì. sarà un incontro molto politico dove tendiamo di capire tante cose, vorremmo capire tante cose. Ecco, Va questo. bene l'incontro per il commissariato di polizia. Ma non potete organizzare anche un incontro per il ponte di Caiazzano? Allora, per il ponte di Caiazzano, io credo che con gli incontri facciamo poco per il ponte di Caiazzano. Pierino, perdonami, perché tu ne hai fatti tanti, sei stato uno dei più attivi. Qualcuno ne abbiamo fatti altri, è arrivata anche Striscia la notizia. Qua se non si capisce bene, ci vogliono altre, secondo me ci vogliono altre iniziative di natura diversa, di natura diversa. Giovanni, io proprio quella era la mia sollecitazione alla domanda precedente. Come mai nessuno ha pensato, adesso che è arrivato De Luca, che ha fatto il suo intervento a Sala Consigli, qualcuno lì a protestare, a farsi sentire, a farsi ascoltare anche da parte dei commercianti, dei cittadini, degli Allora, operatori Francesco, io territoriali? ho capito quello che dici tu, però sa perché io sono molto pessimista sul futuro di questo territorio? Perché? Il territorio nostro, come io, ci abitiamo tutti, ci stanno i nostri figli. Perché io non, le persone ormai dal Vallo di Diano non sono arrabbiate, se sono arrabbiate, hanno fatto così, sono rassegnate. E quando c'è la rassegnazione c'è poca possibilità, secondo me, che ci sia una reazione da parte del È popolo. grave allora, questa cosa è una cosa Ma è grave. grave, se uno come De Luca viene nel Vallo di Diano, viene a parlare di, parlò della, quando riguarda la legge L'autonomia differenziata. sull'autonomia differenziata. Beh, io credo che e chiudiamo poi, datemi questa possibilità, viene solo a fare campagna elettorale, perché a questo non è lui che deve venire a spiegare ai cittadini, o ai cittadini in generale, la legge sulla, questo è uno spot elettorale. I cittadini sono molto più grandi di certi politici, hanno fatto già sì che si raccogliessero le firme per indire un referendum, quindi i cittadini vanno avanti. Quindi saremmo aspettati che lui venisse qui e ci venisse a spiegare
perché ha chiuso 7 ospedali pubblici in quasi 2 mandati, nei suoi 2 mandati? Perché per esempio il fiume Sarno è ancora più inquinato d'Europa? Perché non ha tolto un ecoballa dalla terra dei fuochi? Disse insieme, quando lui era allora segretario del partito del PD, c'era Renzi, disse che in 19 mesi avrebbero tolto le ecoballe, quando sanno che ci vogliono più di 5 anni. Ecco, io penso che perché non nel Vallo di Diano non c'è un commissariato di polizia? Cioè, doveva venire qui a parlare di problemi vicino alle persone, non dell'autonomia differenziata. La gente lo sa che cos'è l'autonomia differenziata. Hanno firmato bene già per fare un referendum, sono molto più avanti. Benissimo, dobbiamo concludere. E io dico in conclusione che il Vallo di Diano è, tra l'altro, per la sua posizione geografica, è una cerniera tra l'Alta Calabria, la Campania e la Basilicata, è una zona purtroppo dall'autostrada, figurati, ecco. Certo. È una zona di interesse per sodalizi criminali, per appunto, come ho detto, perché sono in aumento i furti, le rapine ed altri episodi di micro e macro criminalità. Saranno sempre di più, purtroppo, mi auguro di sbagliare. Pierino, la settimana scorsa hanno inaugurato il posto ad Agropoli dove faranno la formazione ecco, quando un territorio sta insieme e lavora insieme, sì, lavora insieme, i risultati li raggiunge. Mi riferisco a... Io mi limito a dire che il commissariato ad Agropoli è vicino a quello di Battipaglia, e dopo Battipaglia, a sud della provincia di Salerno, non c'è nessun commissariato. No, devi andare fino in Calabria, ci voglio 250 km ecco, per trovare un commissario di polizia. Ditemi voi se questo significa Giovanni, lo facciamo l'appello ai sindaci, agli amministratori, al presidente della comunità montana, di tenere presente questo fatto. Ad Agropoli sono iniziati i lavori per il commissariato. Nel Vallo di Diano, a sud di Battipaglia, non c'è nessun commissariato. No, ancora non si riesce a fare una delibera. La fanno i commissariati, qui non si fa una delibera, è una vergogna. Ma voi non potete andare avanti con i nuovi comuni, con le nuove delibere. Ma scusa, Piero, se tu vai, sì, parliamoci molto chiaramente: se non c'è le delibere dei primi cittadini, non abbiamo forza. Se noi andiamo ai ministeri, ma voi non avete nemmeno d'accordo, tutte e 15, che volete? Ma non è che possiamo, si può attendere troppo tempo, insomma. Vabbè. Questi prima o poi ci devono spiegare i motivi per cui non vogliono questa delibera. O può darsi che ci costringono a chiedere scusa, può darsi che hanno ragione loro, ma lo devono spiegare ai valdiavesi, non a noi, ai valdiavesi, ai cittadini, che sono i veri riferimenti di una democrazia. Va bene. Francesco diceva che il cane che si morde la coda, io dico che il gatto che si morde la coda. Va bene. Grazie a Giovanni. Noi ritorneremo su questo argomento sicuramente con te e con gli altri nostri amici che ci seguono per capire il perché di questi ritardi, che sono ritardi adesso del Vallo di Diano, ma sono i ritardi un po' di tutto il Cilento, di tutte le terre di periferie, diciamo la verità. Le terre di periferie piangono gli errori della politica, della burocrazia, non lo sappiamo. Torniamo sempre lì, Francesco, forse perché in queste aree si sta molto attenti alle esigenze della partitocrazia e poco alle esigenze dei territori. Agli equilibri partitocratici. Grazie. Le aree interne purtroppo sono sempre penalizzate, caro Francesco, caro Giovanni. Ma certamente se sono penalizzate, la colpa è anche un poco di chi poi dice di amministrare questi territori. Non può essere certamente colpa anche questo dei cittadini, perché si arriverebbe alla sud dopo. Va bene. Grazie, un cordiale saluto ai nostri ascoltatori. Un abbraccio, grazie Giovanni, grazie Pietro. Un appuntamento alla prossima, speriamo con notizie più accettabili, più accettabili. Bene. Va bene. A presto. Buona serata, arrivederci, grazie. Ciao. La voce del Meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.